Partiamo nella soluzione delle equazioni differenziali dal metodo più semplice, che è il metodo della bisezione. Come dice il termine bisezione, ci si avvicina alla soluzione alfa dimezzando di volta in volta l'intervallo intorno ad alfa. Quindi, disegnando la nostra funzione nell'intervallo AB, ipotizziamo che la funzione sia continua nell'intervallo AB. Quindi la nostra f di x sia continua in quell'intervallo. Ed inoltre che il valore di f di a al segno, di f di a e di f di b agli estremi, cioè di f di x e di f in a e in b, sia diverso. Come in questo caso la f di a è negativa e la f di b è positiva. Quindi il loro prodotto è minore di 0. Qual è il procedimento del metodo di bisezione? Beh, diciamo anzitutto che se f di x ha segno negativo agli estremi dell'intervallo ed è continuo, esiste certamente un alfa tale che f di alfa è uguale a 0. Cioè esiste soluzione. Allora prendiamo l'intervallo AB, che chiamiamo A0B0, perché siamo allo zeresimo step, e ci determiniamo il punto intermedio che chiameremo M0, in questo caso proprio il punto a metà dell'intervallo AB. Saliamo sulla funzione e avremo f di m0. Se f di m0, quindi, è in questo caso ancora maggiore di 0, bene, mi posso muovere in un intervallo in cui la funzione ha agli estremi ancora segni diversi, e cioè f di a e f di m0 sono rispettivamente negativa e positiva. Dunque posso scrivere f di a per f di m0 minore di 0 e allora il mio nuovo intervallo è proprio il mio a che è diventato a1 coincidente con a0 virgola m0. Vedete che procedo per dimezzamento. Se vogliamo, in termini di bit, di mezzo scalo di volta in volta di un bit. Bene, a parte questa, diciamo, osservazione di tipo binario, quando si interrompe il metodo di bisezione, evidentemente quando non è più garantita la diversità di segno agli estremi dell'intervallo, e cioè se avessi trovato un M0 minore di 0 come f di a, il prodotto di f di a per f di M0 sarebbe stato maggiore di 0 e il metodo si interrompeva. Quindi ad ogni step di mezzo l'intervallo, quindi parto da B0 meno A0 fratto 2, e questo chi è? Questa è l'ampiezza di B1 meno A1. Ad ogni volta, vedi, l'ampiezza dell'intervallo si riduce della metà. Quindi dopo n,
a suddivisioni, quindi bn meno an, e beh, dopo n suddivisioni avrò b0 meno a0 diviso n volte 2, cioè 2 alla n. Benissimo, vediamo un esempio concreto. Per esempio, si chiede di risolvere con il metodo di bisezione l'equazione non lineare coseno di x meno coseno di 4x uguale a 0. Buona norma disegnare sempre il grafico, e quindi il coseno varia certamente tra meno 1 e 1, ha una periodicità di 2 pi greco, e quindi il grafico del mio coseno di x sarà nell'intervallo appunto 0, 2 pi greco esattamente quello visualizzato. Coseno di 4x ha una frequenza spaziale 4 volte quella del coseno di x, e dunque conclude il suo periodo non in 2 pi greca ma in pi greca mezzi. Ora, già a occhio possiamo certamente individuare dove vanno a intersecarsi il coseno di x e il coseno di 4x, certamente prima di pi greco mezzi, guardando il grafico anche dopo pi greco quarti. Quindi ragionevolmente la soluzione alfa apparterrà all'intervallo pi greco quarti pi greco mezzi. Ecco, la prima condizione, individuare graficamente un intervallo sufficientemente vicino alla soluzione. Dopodiché, per esempio, il testo richieda una precisione della soluzione, cioè che il risultato debba avere quattro cifre decimali corrette. E allora pi greco mezzi meno pi greco quarti diviso 2 elevato a n più 1 sia minore o uguale di 10 alla meno 4. L'incognita diventa il numero di dimezzamenti che con brevi passaggi si riconosce essere n logaritmo in base 2 di pi greco ottavi per 10 alla quarta. Ora, come mai questo 2 alla n più 1 e non 2 alla n? Ipotizziamo di trovarci proprio nell'intervallo dopo n suddivisioni, e cioè a n bn. All'interno di quest'intervallo si trova la nostra radice alfa. Bene, se faccio un'ulteriore suddivisione, troverò, diciamo, l'estremo medio, m n più 1, la cui distanza dalla soluzione, quindi m n più 1 meno alfa, ecco il modulo inteso come distanza, in questo caso proprio distanza tra due punti,
Allora, questa distanza è certamente più piccola della metà dell'intervallo NBN, e quindi è certamente più piccola di B0 meno A0 diviso 2 alla N più 1. Benissimo, ecco giustificato il motivo per cui il 2 nel calcolo di successive iterazioni non compariva come 2 alla n, ma come 2 alla n più 1, e cioè l'elemento medio allo step n più 1 è vicino alla soluzione alfa di una quantità che è più piccola della metà dell'intervallo ANBN.